Sono stato molto forte, forse più di quanto io pensassi. Ora voglio essere felice. In realtà la cosa un po' più difficile è quando comunque non hai nessuna alternativa, quindi ti devi organizzare a vivere alla ghiaccio, può essere pericoloso. Le temperature sono molto basse, è vero che comunque ci sono delle persone che cercano di aiutarti, ti portano da mangiare, ti portano dei vestiti, ti portano cose di questo genere, però è un'esperienza proprio molto dura. Tanti comunque patiscono poi e gli vengono delle varie patologie. C'erano magari delle persone che ti tiravano un calcio mentre dormivi, così, perché probabilmente erano ubriachi, perché probabilmente io non lo so. Però a un certo punto io ho detto, ma cioè perché mi deve succedere tutta questa cosa? Praticamente ci sono delle persone che comunque seguono il tuo percorso e quindi quando trovano qualcosa che può interessarti, coinvolgerti, cose di questo genere, lo fanno e questo, per esempio, è il caso del corso di disegno che sto facendo per continuare a migliorare già quello che comunque ho immagazzinato negli anni. Ci teniamo a far sì che i fondi siano messi non solo per creare dei posti dormitorio in cui dare un pasto caldo o un posto letto, che è sicuramente importantissimo, ma quando parliamo di accoglienza integrata, noi ci teniamo appunto a far sì che un'accoglienza degna di questo nome dia anche tutti gli strumenti per poter garantire l'autonomia e l'indipendenza, che possano essere diversificati sulla base delle esigenze della persona. Ci andrebbero veramente tanti più punti per fare un percorso di questo genere, perché in 3 mesi magari non ne fai, ci va magari un annetto per poter dire adesso ti reggi in piedi. Noi auspichiamo un aumento sempre maggiore perché vediamo che ad oggi i posti non sono ancora sufficienti per coprire la domanda. Quindi auspichiamo un ampliamento dei posti e un ampliamento dei fondi, sempre per permettere sia di non lasciare nessuno a morire per strada, sia per permettere di un intervento che poi la persona non la riporti in strada, ma la faccia diciamo uscire di qua verso una vita degna. Sono stato molto forte, forse più di quanto io pensassi. Ora voglio essere felice. Voglio essere felice nel senso che comunque la felicità che cos'è? Avere uno spazio dove comunque puoi starci, puoi invitare delle persone, puoi farci dei pranzi, delle cene, puoi condividere e puoi avere un lavoro che ti soddisfa. Ecco, questa è la felicità.